Buongiorno a tutti e benvenuti al primo incontro 2021 dalla Società Italiana di Nematologia in collaborazione con l'AIPT. Invito tutti i partecipanti a spegnere i microfoni e a inserire le domande in chat e alla fine sarò io a porre le domande ai vari relatori. E invito inoltre i colleghi, i partecipanti. Nel caso desiderassero l'attestato o i crediti formativi, di richiederli compilando il modulo che sarà allegato durante il webinar in chat. Passo la parola per i saluti al past president, dottor Pio Federico Roversi, e successivamente al presidente della AIPP, professor Gianfranco Romanazzi. Prego. Buongiorno Franca, buongiorno a tutti, spero si senta bene. Io non ruberò molto tempo, anzi pochissimo, però penso sia giusto innanzitutto fare un saluto dall'attuale presidente, il collega Eustachio Tarasco, che in questo momento per impegni professionali è in Portogallo e quindi ha delle oggettive difficoltà a partecipare e appunto mi ha chiesto la cortesia di fare a tutti voi, ai relatori e alle persone che stanno partecipando all'incontro, i suoi saluti e il suo augurio di una giornata proficua e utile, come tutti siamo sicuri riusciranno a fare le persone che sono chiamate a dare il loro contributo. Un accenno soltanto a quello che è il tema della giornata. In effetti, al di là del nome, della frase inglese che caratterizza questo giorno, io credo sia davvero importante sottolineare come quello che è stato lanciato nell'Unione Europea è un nuovo patto verde. L'Unione Europea, l'insieme degli stati che entrano in questa grandissima comunità, si è data un obiettivo molto ambizioso. È stato il primo gruppo di stati che, prendendo coscienza del fatto che abitiamo su un pianeta che è l'unico pianeta che abbiamo, un pianeta che non ha risorse infinite, che non ha spazi infiniti, che non possiamo consumare e sporcare all'infinito, è un pianeta che ha anche bisogno di rispetto. Il rispetto dov'è che l'Unione Europea, con la presidentessa della Commissione, ha individuato e delineato? Lo ha individuato in una cosa molto chiara, la sostenibilità ambientale, che può sembrare qualcosa di molto vago, ma è qualcosa che implica che noi, come unione di stati, entro il 2050 dovremo arrivare ad avere emissioni zero, cioè quello che noi consumiamo del pianeta deve essere uguale a quello che noi riusciamo a ridare al pianeta senza lasciare residui, rifiuti, scorie, tutto ciò che impedisce alle nuove generazioni, a noi stessi, alle nuove generazioni, di vivere in quello che è il nostro pianeta, quello che ha dato la vita a noi e ai nostri amici, tra virgolette, nematodi. Perché la Società Italiana di Nematologia si è fatta insieme all'IPP promotore di questa iniziativa? Perché una grande parte di quella che è la scommessa sull'ambiente si gioca sull'agricoltura, sulle foreste, sulla tutela del verde. Perché? Perché comunque l'Europa deve continuare a produrre cibo, deve continuare ad avere foreste che producono legno, deve continuare ad avere verde nelle città, nei parchi, deve continuare ad avere un ambiente in cui si vive e si produce. E in questo ambiente ci sono organismi che da un lato possono essere elementi di danno e vanno controllati con sistemi che siano sempre più rispettosi dell'ambiente. Dall'altro c'è il grande aspetto della conoscenza. Il gruppo dei nematodi, per molti aspetti, per quello che attiene la biodiversità, per quello che attiene gli studi su quelli che non sono, tra virgolette, agenti di danno, ha ancora bisogno di tantissime energie
tantissima ricerca e indagini per capire, perché se non si capisce, se non si conosce, si rischia di perdere prima ancora di avere coscienza di quello che è la ricchezza che deriva, la forza che deriva dalla biodiversità. Io non rubo altro, faccio gli auguri a tutti i relatori per degli interventi che siano precisi, mirati, chiari, che diano un contributo, che permettono ad una platea la più vasta possibile di avere nuovi elementi di conoscenza. E qui mi fermo con un saluto a tutti di nuovo da parte mia e da parte del collega Eustacchio e passo la parola al presidente dell'EPP, al professor Romanazzi, per il suo intervento e i suoi saluti. Grazie a tutti quanti per essere qui oggi. Grazie al professor Roversi, e un buongiorno a tutti voi. È un grande piacere essere coinvolti come Associazione Italiana Protezione delle Piante in questa veramente bella e meritoria iniziativa. Concordo appieno con tutto quello che il professor Roversi ha detto, dobbiamo cercare di rendere l'agricoltura sempre più sostenibile. Ci sono le tre sostenibilità, quella ambientale, quella economica, ma anche quella sociale, quindi non dobbiamo far spaventare tutti quelli che gravitano intorno all'agricoltura e magari cercare come società scientifica di fare del nostro meglio per fare corretta informazione. Sappiamo che è abbastanza complicato, lo vediamo anche in questi giorni dalle notizie di stampa, la scienza a volte serve, a volte magari diciamo è opzionale, però cerchiamo noi di fare diciamo del nostro meglio e come IPP diciamo è partita l'anno scorso questa cooperazione ancora più forte con la SIN, abbiamo coorganizzato una serie di eventi e altri magari lo faremo nel prossimo futuro. Cerchiamo di dare un'attenzione particolare ai giovani e quindi abbiamo bandito dei premi di dottorato e anche qui magari tra di voi ci potrebbe essere qualcuno che ci ha dato una mano alla revisione di queste tesi di dottorato, quindi approfitto, diciamo, per ringraziare. Dopodiché abbiamo bandito un premio per i video sulla protezione delle piante, quindi la protezione delle piante in un minuto, quindi ragazzi, molto più ragazzi di me, quindi diciamo che hanno massimo 28 anni, possono inventarsi qualcosa e dare il loro punto di vista, perché questo diciamo può essere particolarmente importante. È un'altra iniziativa che stiamo tenendo diciamo il 10 giugno è sulla protezione delle colture minori, proprio perché anche queste diciamo sono minori, ma a volte hanno delle problematiche forse anche maggiori di altre, in quanto ci sono pochi agrofarmaci registrati. E tutto questo lo facciamo per aumentare per quanto è possibile nel nostro piccolo la consapevolezza della necessità di una corretta informazione. E la giornata odierna proprio tende a fare informazione e ad accendere la luce, diciamo, su un mondo, quello, diciamo, della nematologia, che dal punto di vista pratico è veramente particolarmente importante anche per i tecnici di campo e quindi dare delle risposte è importante e sono certo, insomma, già vedo, diciamo, i tantissimi partecipanti che stanno seguendo questo webinar che potranno poi magari rivederlo successivamente, potrà sicuramente aumentare e contribuire ad un'ottima conoscenza nella conoscenza e gestione di queste avversità. Salutandovi ancora, vi auguro un buon proseguimento dei lavori e ripasso la parola alla dottoressa De Luca. Allora, iniziamo i lavori di questa giornata. Ringrazio sia Pio che Gianfranco per questa bella introduzione all'argomento che oggi andremo a trattare. Non mi dilungo sul significato del Green New Deal, però è sicuramente un obiettivo che dobbiamo raggiungere. È un obiettivo arduo, ma con l'impegno di tutti e soprattutto di noi ricercatori che dobbiamo indirizzare, siamo chiamati in prima persona a studiare, a trovare nuove strategie per contribuire alla sostenibilità, come si diceva, dell'ambiente, del suolo. Soprattutto del suolo e dell'agricoltura e della salute umana.
e iniziamo quindi la nostra giornata, il nostro lavoro e voglio sottolineare che il titolo della giornata è il ruolo ecosistemico dei nematodi nel Green New Deal. Perché i nematodi non esistono solo i nematodi, diciamo, cattivi, ma ci sono anche quei nematodi benefici che possono contribuire al rinnovamento, alla rimodulazione, chiamiamo così, del suolo e quindi a una maggiore salvaguardia delle piante e quindi dell'ambiente e dell'uomo. Passo la parola alla professoressa Barbara Manachini che presenterà la relazione Il Green New Deal europeo per una EU sostenibile, quale ruolo della nematologia? Prego, Barbara. Si attiva il microfono, Barbara. Scusate, ok, buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare per l'invito di questa giornata che mi fa veramente piacere. La mia relazione è un po' una relazione introduttiva a quello che vedremo successivamente ed è proprio centrata su qual è il ruolo che può avere e hanno avuto i nematodi. Voglio partire da una frase che forse tutti i nematologi conoscono, ma non magari il pubblico generico, che è It's a nematode world. Questa frase è stata pronunciata da Edward Wilson e forse proprio questo scienziato molto conosciuto è stato il curatore delle collezioni entomologiche ad Harvard, è uno dei famosi biologi e anche zoologi divulgatori mondiali. Sicuramente lo conoscete per il suo libro Lettera a un giovane scienziato o per tanti libri sulla biodiversità e sulla diversità, e negli ultimi scritti si è proprio dedicato ai nematodi. Perché? Perché questo che viene chiamato il nuovo Darwin o il Darwin del ventunesimo secolo, ho utilizzato questa frase per omaggiare un altro importantissimo nematologo che era Cobb, uno forse dei padri fondatori della nematologia. E lui che cosa aveva detto? Qua riporto la frase che in sintesi spiega bene l'importanza dei nematodi. Se noi svuotassimo completamente tutto il globo e lasciassimo solo i nematodi, avremmo uno strato sottilissimo di nematodi che vanno dalla cima delle montagne fino alla fossa delle Marianne e potremmo riconoscere i punti dove c'erano le radici delle piante, i punti dove c'erano gli animali. Potremmo riconoscere ogni cosa, quindi una sfera ricoperta da questo strato, questo film di nematodi. In effetti è proprio così, i nematodi sono stati trovati sulle Alpi, nei ghiacciai, persino nella fossa delle Marianne. E forse pochi sanno che anche quel famoso simbolo della medicina in realtà non è veramente un bastone con un serpente, ma un meno prosaico nematode che è il Dracunculus metinensis, che è un parassita umano che un tempo si poteva estrarre dal corpo umano, come vedete qua, proprio grazie all'utilizzo di un piccolo bastoncino su cui poi si avvolgeva il nematode. E da lì che è nata proprio questo simbolo molto più aulico che è diventato poi il simbolo della medicina. Qui in basso vedete quanti nematodi erano stati, diciamo, raccolti, tra virgolette, da un villaggio africano, dai bambini di un villaggio africano. Ora noi ci sentiamo immuni, no, ma noi non abbiamo i nematodi. Beh, veramente vi vorrei dire che un bambino su cinque, se non addirittura uno su quattro, ha un Ascaris lumbricoides, che è un parassita tranquillo delle feci dei bambini, che è molto comune, molto più di quanto si pensa, proprio anche nei paesi occidentali. Tra l'altro,
altro i nematodi, che noi come appunto in generale associamo molto di più a forme parassitarie, in realtà sono abbastanza, sono molto più comuni, come dicevamo, come nematodi a vita libera. E anche se persino i primi nematodi che abbiamo trovato probabilmente erano nematodi parassiti più che nematodi del suolo, ma perché è molto difficile la fossilizzazione di animali che non hanno una cuticola o delle ossa, e quindi abbiamo però la fortuna di avere trovato dei fossili del giurassico di questi nematodi. Allora, spesso noi abbiamo l'idea di questi nematodi parassiti piccoli, anche se i più grandi arrivano a qualche metro come Placentunema gigantissima, e sottostimiamo quelli che sono i nematodi liberi, tanto per cui noi abbiamo l'idea che siano pochi. In realtà si è visto che su 5 organismi che noi prendiamo, animali che noi prendiamo, 4 sono nematodi. In effetti i nematodi sono gli animali più abbondanti del mondo, si è stato stimato ben 4,4 per 10 alla 20 individui, quanto praticamente sono le stelle che noi vediamo nel firmamento. Quindi un numero veramente enorme. E allora possiamo pensare che un numero così enorme di animali, così frequenti, che occupano praticamente tutti gli ecosistemi, non abbiano un ruolo in quello che sono le politiche ambientali europee. I cambiamenti climatici, il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l'Europa e che ha bisogno di una nuova strategia più moderna sotto il profilo sia delle risorse che della competitività. Ed è chiaro il ruolo di questi nematodi. Il ruolo di questi nematodi che sono spesso utilizzati anche come bioindicatori. Bioindicatori sia a livello, diciamo, di individuo, e quindi con studi sul DNA, non è da ultimo che Cenos arabidis elegans è stato il primo organismo, quindi un nematode modello, in cui si è sequenziato tutto il DNA. È un nematode che oggi troviamo anche come animale transgenico, perché ci serve come modello in vitro e in vivo per attivare o disattivare una serie di geni, per capire come risponde a una serie di stress. Sono animali eutelici e quindi possiamo conoscere dal loro sviluppo embrionale il destino di ogni singola cellula, quando morirà, come morirà e che cosa andrà a dare. E questo non è facile negli altri organismi, quindi queste caratteristiche fanno dei nematodi dei modelli incredibili in vivo e in vitro, a livello di individuo, a livello di proteine, a livello del DNA, a livello degli organi, a livello di organismo, a livello di popolazione e a livello di comunità, con studi attraverso una serie di bioindicatori che meglio la prossima speaker vi racconterà più in dettaglio. Questo perché, come abbiamo detto, essendo molto comuni e occupando diversi ecosistemi, peraltro la maggior parte dei nematodi che menano vita libera sono, per esempio, appartengono al meiobentos qui marino, ma li troviamo anche in acqua dolce e anche nel suolo. Se noi facciamo mente locale, è difficile trovare un filum che abbia colonizzato tutti questi ecosistemi dal mare ai monti. E loro perché? Perché in effetti noi troviamo un po' tutti i livelli trofici, dagli insetti dai nematodi detritivori, ai batteriofagi, a quelli che mangiano le alghe, protozoi, a quelli che sono predatori di altri nematodi, ai fitofagi, che vedremo più in dettaglio, ma anche, come abbiamo detto, ai parassiti umani. Quindi questo fa di loro degli ottimi bioindicatori anche del livello e della biodiversità del suolo.
A livello di individuo, come vi dicevo prima, la Cenora Britius elegans è uno degli organismi modelli, ma come focal species spesso a livello ambientale si prendono altre specie, tipo Panagrellus oppure dei Rhabditis. Questo perché Cenora Britius elegans è un ottimo nematode da laboratorio, ma non è poi così presente in natura, e quindi spesso gli studi su Cenora Britius elegans sono anche accoppiati magari a risultati su focal species più rappresentativi dell'ecosistema o dell'ambiente che voglio studiare. Come vi dicevo, appunto, questo organismo modello, che ha spesso acquistato anche le copertine di Nature, è stato alla base di molti studi anche sull'impatto ambientale di diversi xenobiotici. Questo perché nei nematodi possiamo fare quello che alle volte non si riesce a fare con altri organismi, per esempio dei test su multigenerazioni, perché hanno tante generazioni in breve tempo, e quindi posso vedere e stimare gli effetti a lungo termine di un stress ambientale, e anche stimare, cosa che il New Green Deal è assolutamente richiesta, quali possono essere i tempi di recupero di un organismo e di recupero di una comunità, quindi quello che chiamiamo anche recovering di una comunità. Come dicevo, diversi invece a livello di comunità sono stati gli indici messi a punto, e di particolare importanza sono questi gli indici derivati dall'indice di maturità stabilito da Bongers. Questo perché, per primo, a differenza degli indici di biodiversità che avevamo prima, ha dato un peso non tanto alla sola presenza di una specie e frequenza, ma anche alla biologia stessa della specie, e quindi dando un peso all'ecologia e al ruolo che questi nematodi facevano all'interno dell'ecosistema. Dare questo mi dà degli indici più robusti, e quindi mi dà la comprensione di quanto effettivamente è vivo e sano quel suolo, che è particolarmente oramai richiesto e sappiamo essere considerato quasi un organismo vivo. Studiare la comunità dei nematodi all'interno di un suolo ci permette di vedere tutte queste variabili e interconnessioni che ci sono all'interno di questo ecosistema. Poi sono stati fatti altri indici che vedremo più in dettaglio. Ma il ruolo così importante dei nematodi all'interno dell'ecosistema e dei loro servizi ecosistemici forniti, finalmente, dopo, diciamo, che diversi nematologi hanno insistito, è stato anche veramente inserito in quelle, per esempio, che sono le linee guida per stabilire gli effetti degli xenobiotici, e in questo caso, per esempio, dei fitofarmaci, dei plant protection product, e quindi hanno assunto un ruolo non solo con test ecotossicologici classici, alcuni anche su Cenora Britius elegans, ma con la necessità che questi fitofarmaci mantengano il ruolo ecosistemico dei nematodi. Queste opinion, che è stata pubblicata nel 2016, di un malloppone enorme di pagine, finalmente ha messo in luce a tutto tondo quello che è il ruolo ecosistemico dei nematodi, che va preservato. E questo perché? Perché la stessa Environmental Risk Assessment e le politiche europee richiedono che ci sia una misura dei servizi ecosistemici, una riduzione dell'incertezza nel risk assessment, un link tra la struttura e le funzioni, e esplorare anche le diverse situazioni e i diversi test che si possono fare nel suolo. E allora, per la prima volta, viene veramente dichiarato il ruolo dei nematodi come non solo regolatori biologici,
ma anche come portatori di servizi ecosistemici, che vanno inseriti in quelli che si chiamano SPG, Specific Protection Goal. Quindi tra gli Specific Protection Goal vanno inseriti questi servizi ecosistemici che sono dati dai nematodi: la biodiversità, il mantenimento delle risorse genetiche, anche una certa servizi culturali. Pensate che non sembra strano, ma il senso di Smila per la neve parla dei nematodi, quindi non sono poi così lontani e avulsi. Certo, di esempi di insetti nell'arte ne abbiamo di più, o negli aspetti culturali, ma anche di nematodi ne possiamo trovare. Ovviamente la produttività delle piante, il riciclo dei nutrienti, il controllo di malattie e di insetti infestanti, la natural drainage, la bioremediation, la struttura del suolo, la ritenzione dell'acqua e ovviamente la struttura e il supporto alla catena trofica. Quindi che cosa ci chiede? Il Green Deal europeo ci chiede un piano di azione volto a promuovere un'economia pulita e circolare e a ripristinare una biodiversità e a ridurre l'inquinamento ambientale. Questi sono i pilastri su cui gira il New Green Deal. Ma come abbiamo detto, la nematologia è in realtà trans, inter e multidisciplinare, e questo fatto la rende in realtà spesso molto citata e alle volte poco, o alle volte in contesti strani. Allora, se prendiamo e usiamo Scopus e Web of Science, troviamo, per quanto riguarda i nematodi, oltre 162.000 lavori. Però se andiamo a vedere la parola circular economy e nematodi, troviamo solo due lavori, il che sembra veramente strano. Sono questi due lavori molto interessanti, uno sul l'utilizzo c'era d'api per il trattamento di Alzheimer utilizzando Cenorhabditis elegans come organismo modello, e l'altro invece la sostenibilità di prodotti derivati da solanace e brassicace per ridurre l'impatto dei nematodi fitofagi. In realtà è che questa parola circular economy è un po' nuova, ma il concetto non è poi così nuovo, perché ne abbiamo, se noi pensiamo all'utilizzazione di materiali di rifiuto, ci sono moltissimi lavori fatti da moltissimi di noi, anche su, per esempio, il compost, l'utilizzazione dei diversi tipi di compost, oppure l'utilizzazione di diversi ammendanti o come soppressori di nematodi o come soppressori di altre situazioni. E quindi è chiaro che quando parliamo di New Green Deal e le sue parole chiave, dobbiamo anche tenere conto un background che magari utilizzava dei vocaboli diversi. Per cui molto è stato fatto dalla nematologia in questo contesto, ma non viene magari figurativamente espresso con questo tipo di parole chiave. Certo, quando tra le parole chiave invece utilizziamo ridurre l'inquinamento e preservare la biodiversità, e ci rendiamo conto che il piano di azione per l'agricoltura biologica spinge molto sull'Italia, vedete quanto è un aumento la superficie dell'agricoltura biologica, ci rendiamo conto che qui la nematologia viene tanto, sia da una parte perché fornisce un prodotto per contrastare patogeni e insetti infestanti, per esempio con l'impiego di nematodi entomopatogeni. E questi nematodi entomopatogeni oggi sono commercialmente disponibili e ce ne sono di diverso tipo. Abbiamo sia gli entomopatogeni che, diciamo, gli entomoparassiti. Al momento sono più utilizzati. Certo, la ricerca deve andare avanti per migliorare le performance, deve andare avanti perché
come già è uscita una revisione proprio del 2020, come i nematodi entomopatogeni sono importanti nella sostenibilità della produzione del cibo. E quindi qua abbiamo messo in evidenza alcuni dei lavori che possono essere fatti e implementati nella ricerca per quanto riguarda l'impiego e il miglioramento di questi nematodi, oppure anche gli studi di nematodi entomoparassiti che sono veicolati dalle specialine invasive. Questo per esempio è il caso della diabrotica col mais. Di fatto però i nematodi, forse perché spesso vengono utilizzati anche in contesti di agricoltura convenzionale o integrata, che se noi parliamo di nematodi agricoltura biologica, su 3.000 lavori 7 vengono fuori con la parola lotta biologica. Quindi forse anche noi ricercatori dobbiamo essere più bravi a inserirli in questi nuovi contesti. Quindi tra le azioni però suggerite, che suggerivano per esempio David Shapiro, sono proprio quelle di aumentare gli incentivi per l'impiego di questi nematodi entomoparassiti o di fare delle specifiche leggi a supporto di questi impieghi. Dall'altra parte, però, ovviamente noi sappiamo che non solo i nematodi servono per il contenimento di insetti, ma sono anche utili come agenti di contenimento di funghi patogeni, di batteri patogeni, di tutti quegli organismi che danno origine a quelle soil-borne disease, ma sono anche agenti di contenimento di altri nematodi. E quindi questo mi fa veramente degli ottimi organismi al servizio dell'agricoltura biologica e di un'agricoltura sostenibile. Chiaramente però abbiamo il rovescio della medaglia, che sono i nematodi fitoparassiti, e questi in effetti sono almeno 4.100 specie di nematodi fitoparassiti, di cui buona parte sono particolarmente invasivi. Si stima che ci siano almeno 200 miliardi di perdite mondiali, circa il 12% delle perdite delle maggiori culture sono da imputarsi a nematodi, no? In particolare vediamo per esempio nella banana, nel cacao, ma anche nel mais o anche nelle patate. In Europa per esempio il problema delle patate e delle fragole è particolarmente rilevante, come quello del pomodoro negli ambienti mediterranei, e qui spesso sono perdite sottostimate, mentre recenti stime ne hanno date appunto un 12% della perdite. E anche qui però abbiamo modo di poter sfruttare situazioni di meno invasive, e quindi che vanno nella direzione del New Green Deal, che richiede una riduzione dei fitofarmaci di sintesi. E quindi abbiamo qua diversi funghi, per esempio, che sono entomopatogeni. Scusate, perché qua è rimasta... Eccolo qua, scusate. E quindi abbiamo, per esempio, delle piante nematocide, funghi antagonisti dei nematodi, abbiamo acari predatori di nematodi predatori di altri nematodi, addirittura i tardigradi che possono avere un ruolo nel predare questi nematodi, batteri come Pastoria penetrans, oppure oggi come oggi cultivar resistenti, anche cultivar state fatte con le nuove tecnologie, con il gene editing. Alcune nuove cultivar per esempio stanno utilizzando feromoni di nematodi per intrappolarle, quindi queste sono le nuove frontiere che andranno integrate tra le vecchie e le nuove strategie
che si possono utilizzare nei confronti dei nematodi. E quindi è chiaro che una delle cose che si sta proponendo è quella che, per mantenere tutti questi servizi ecosistemici del suolo, buona parte dei quali dati dai nematodi, si parla per esempio di pagare qualcosa agli agricoltori perché mantengano questi servizi ecosistemici, perché si rivolgano a un'agricoltura di tipo biologico, dove è stimato che il 30% della biodiversità ci sia un incremento del 30% della biodiversità rispetto a colture di tipo convenzionale. E ovviamente tra questo 30% è quello che è stato anche stimato attraverso gli indici di biodiversità che vengono calcolati sulla nematofauna. Nematofauna e biodiversità qua troviamo moltissimi più lavori, molto relativi alla functional diversity, cioè a quella biodiversità funzionale che ci serve proprio in relazione al controllo di insetti infestanti e di patogeni del suolo. E qui vedete che se parliamo di biodiversità e suolo arriviamo a 20.000 lavori, biodiversità e nematodi, così come parole chiave, il numero è più ridotto. Però in realtà i lavori che metto in evidenza questi, spesso ce ne sono molti di più, è che sono nascosti questi dati all'interno del lavoro. Qui c'è un recente lavoro di colleghi, come mette in evidenza appunto l'andamento e il numero di studi fatti in relazione alla biodiversità e come varia la biodiversità dei nematodi, per esempio in relazione ai metalli pesanti, in relazione ai fitofarmaci oppure in relazione all'umidità. Quindi come bioindicatori degli effetti sui fitofarmaci e degli effetti dei metalli pesanti, trovano veramente un buon risultato. Abbiamo degli ottimi risultati su questo. Questo che ci mette in evidenza quali sono le spinte che uno stressor dà ad un particolare evento stressogeno, ad un particolare fitofarmaco, spesso si associa a una particolare risposta della comunità di nematodi. E quindi possiamo avere degli shift verso un numero di nematodi più batteriofagi o più fungivori o più saprofagi, in modo diretto per lo stress del fitofarmaco o in modo indiretto. E quindi tutti questi, diciamo, effetti sono stati messi in evidenza sia nel tempo che nello spazio e mettendo in evidenza quali sono gli effetti che può sortire. Questi, diciamo, sono solo alcuni degli esempi di come e quando sono stati utilizzati i nematodi. I nematodi, per esempio, sono stati utilizzati anche per verificare come tecnica di bioremediation fosse efficace. Un esempio è quello avvenuto in uno di questi siti di importanza per quanto riguarda l'impatto dell'inquinamento. Erano siti con un elevato contenuto di metalli pesanti e qui si voleva verificare quale delle piante fossero migliori per una bioremediation e proprio utilizzando e vedendo come si ripopolano le comunità di nematodi dopo una serie di trattamenti, quale ammendamento, quale mistura di suolo e appunto l'impiego di tre essenze botaniche, quale fosse quella che meglio performava e incrementava la biodiversità. Tenete conto che in questo caso eravamo quasi partiti da un deserto, praticamente non c'erano quasi né nematodi, non c'era quasi nulla. Poi sono stati utilizzati per esempio sia a livello di comunità che a livello di organismi per verificare gli effetti delle piante. E allora vado velocemente per dirvi a questo punto
questi sono gli ultimi studi in cui si mette in evidenza gli effetti del clima e dei cambiamenti climatici sulla distribuzione dei nematodi, e ribalta molto il concetto che noi abbiamo, perché ci mette in evidenza come i nematodi sono più abbondanti nelle parti del nord che non nelle zone equatoriali, come invece potevamo pensare, e quanto è il loro contributo nel riciclo e soprattutto della sostanza organica e dell'azoto, e qual è il loro footprint, ecological footprint. Recentemente poi sono stati utilizzati anche in ambito forense, e questa è una cosa molto curiosa e forse dovremmo utilizzarlo per far conoscere meglio. E allora qual è il ruolo della nematologia? Come si vede è una materia così transdisciplinare che in effetti ha risposto, e troviamo lavori sulla circular economy, può ridurre l'inquinamento soprattutto derivato appunto da prodotti in agricoltura, ha un ruolo nel farm to form, ha un ruolo nella trasformazione dell'agricoltura, ha un ruolo anche, deve avere un ruolo anche nelle politiche agricole, può dare lavoro perché le biofabbriche possono dare lavoro e quindi possono anche lì non lasciare nessuno indietro. Può, e vedremo, avere un ruolo anche nell'attenuazione climatica, come ci ha fatto vedere questo recente lavoro che vi ho presentato, e ovviamente ha un ruolo anche nel mantenimento della biodiversità anche delle aree naturali, dove anche qui il ruolo dei nematodi come driver anche della biodiversità delle piante è stato riconosciuto recentemente in questo lavoro, eccolo qua, in cui ha messo in evidenza come anche i nematodi danno un contributo nel diversificare la flora spontanea. Quindi bene o male risponde a tutto, risponde anche al benessere animale, perché i recenti studi, grazie anche a tutto quello che si è fatto con Cenorhabditis elegans, hanno trovato un modo più veloce per stabilire la popolazione di nematodi parassiti all'interno delle pecore. Questo è estremamente importante, perché pensate che ancora per la Scaris lumbricoides noi andiamo a cercare nelle feci le uova, quindi le nuove ricerche sono estremamente importanti anche da un punto di vista di parassitologia, perché avere nuovi metodi, nuovi strumenti di screening più veloci ci permette di risolvere una serie di problematiche non indifferenti. Per esempio, l'impiego di queste learning machine, dell'intelligenza artificiale, ci sta fornendo molti contributi nel capire com'è la distribuzione anche dei gruppi trofici in relazione ai diversi ecosistemi. Quindi la nematologia è veramente transdisciplinare e dà un contributo al Green Deal, e forse noi dovremmo essere più capaci di anche promuovere meglio questa materia, i risultati di questa materia. E una cosa buffa è che forse anche cose come SpongeBob, che è un cartone animato che ora cita i nematodi tra il meglio bentos che SpongeBob deve combattere, può essere un aiuto a conoscere questi piccoli esserini. E quindi grazie per l'attenzione. Grazie a Barbara Manachini per questa bellissima presentazione e rappresentazione della biodiversità della nematofauna nel suolo, e dell'importanza di conoscere l'apporto di ciascun gruppo trofico alla salute del suolo. Infatti è negli ultimi 10 anni che la nematologia si sta interessando anche dei nematodi a vita libera, dell'importanza
dei nematodi a vita libera nel suolo e come utilizzarli appunto come bioindicatori. Quindi non solo i nematodi parassiti possono essere, sono di estrema importanza per cercare di individuare, di salvaguardare il suolo e quindi individuare nuove strategie sostenibili di controllo, però è molto importante conoscere anche quella parte che fino a qualche anno fa, diciamo 10 anni fa, veniva mantenuta in secondo piano, non veniva studiata, e invece è emerso che i nematodi a vita libera danno un grande contributo alla biodiversità del suolo e che anche questa parte della nematofauna va salvaguardata. E ora passiamo al secondo relatore, che è la dottoressa Mirella Clausi dell'Università di Catania, che ci parlerà di storia e progressi della bioindicazione con i nematodi a vita libera. Prego, Mirella. Buongiorno a tutti, grazie di avermi dato questa opportunità. Io purtroppo non riesco a condividere lo schermo, per cui ho chiesto la validissima collaborazione, oggi mi è stata offerta la validissima collaborazione di Pio Roversi, che dovrebbe fare partire la prima slide. Pio, ci sei? Probabilmente ho qualche impostazione del computer che mi impedisce la condivisione. Pio è scomparso? Magari, Mirella, comincia ad introdurre. Vabbè, io incomincio in questo ad introdurre. Mondo stupendo dei nematodi a vita libera, perché... Vabbè, ve la racconto, insomma. Perché è un bellissimo racconto. Speriamo che Pio si faccia vivo nel frattempo. Allora, io, essendo antica, ho impostato questa relazione proprio sulla storia della bioindicazione con i nematodi e con i nematodi liberi in particolare, perché penso che la storia sia importante a comprendere meglio e ad andare avanti nella ricerca, oltre che in tutto il resto. Molte di quello che io dirò è stato già detto da Barbara, ovviamente ci incroceremo in alcune delle cose. La mia prima slide, che vi posso solo illustrare, è esattamente la prima slide di Barbara, cioè l'immagine di Cobb con la sua famosissima frase: ma non si può parlare della biodiversità senza partire proprio da questo grande scienziato che tanto ha dato alla nematologia e che ci ha fatto capire quanta differenza c'è nel mondo dei nematodi. In un lavoro, ben arrivato Pio, vai avanti, grazie. Ancora avanti, grazie. Allora, in un lavoro del 99 di Yates e Bonkers, gli autori hanno fatto uno studio proprio sulla abbondanza e biodiversità in ambienti differenti della fauna nematologica. Vai avanti. Facciamole queste scorre con una certa velocità. Tanto per illustrarvi la presenza e la biodiversità dei nematodi nei vari ambienti, partiamo dall'ambiente marino. Vai Pio, scusate, non viene benissimo, ma vediamo una grande biodiversità anche morfologica, con anche una grande bellezza di questi nematodi. Devo dire qui che una parte del materiale che io ho utilizzato per questa presentazione mi è stata fornita dal professore Aldo Zullini, grande nematologo italiano, che insieme alla professoressa Maria Teresa Vinciguerra,
che vedo entrambi con piacere presenti a questo incontro, hanno dato un notevole contributo nello studio dei nematodi liberi e anche nello studio dell'ecologia dei nematodi. E queste foto sono proprio un regalo di Aldo, che ogni tanto mi manda qualche regalo che io accolgo con grande piacere. E quindi stiamo parlando della biodiversità dei nematodi marini, e della, anche ripeto, della loro bellezza, delle forme articolate e della grande differenza che a primo occhio, per chi conosce i nematodi, non sembra apprezzabile e visibile. Vai Pio, vai, fai scorrere abbastanza velocemente. Questi sono dei meravigliosi disegni di Cobb, sempre del 1917, che era veramente spettacolare. E i nematodi terrestri e d'acqua dolce generalmente sono rappresentati da o dalla stessa specie o da specie appartenenti allo stesso genere, mentre il mondo dei nematodi marini è molto differenziato rispetto a quello dei terrestri e d'acqua dolce. Vai Pio, vai, vai, fai scorrere. Ecco, ora ci possiamo fermare qui un minuto. I nematodi hanno nel suolo un ruolo importantissimo per tanti motivi. Intanto per il loro ruolo trofico, che vedremo però più approfonditamente dopo, ma i nematodi hanno un ruolo attivo e importante nei processi di azotomineralizzazione del suolo. Hanno un ruolo attivo in quanto, per esempio, i batterivori hanno un bilancio carbonio-azoto che è con eccesso di azoto, e ciò consente l'escrezione diretta di ioni ammonio che possono essere utilizzati direttamente dalle piante per il ciclo, appunto, dell'azoto. Rappresentano anche una riserva di azoto, in quanto ingeriscono azoto e quindi il loro corpo, una volta che raggiungono la morte, rilascia ioni ammonio direttamente nell'ambiente. Vai Pio. Tra l'altro si sono trovate una serie di sostanze presenti nell'ambiente, perfettamente correlate con la presenza di nematodi, e questo ha portato a pensare che, appunto, la correlazione sia diretta tra il ciclo, appunto, di questi elementi e la mineralizzazione degli elementi e la presenza dei nematodi. E inoltre rilasciano dei metaboliti che stimolano la crescita di specifici batteri, producono delle proteine che provvedono alla disintossicazione da xenobiotici organici, e sequestrano gli ioni dei metalli pesanti, i metalli pesanti presenti nell'ambiente, aiutando la depurazione proprio dell'ambiente. La grande biodiversità di cui abbiamo solo accennato, la grande mole di studi effettuata dall'Ottocento in poi, con la descrizione di moltissime specie che hanno aiutato alla comprensione del mondo della nematologia, la differenza enorme di abitudini di vita dovuta, appunto, alla biodiversità complessiva dei nematodi, fanno, appunto, di questi animali dei importanti e attendibili bioindicatori su cui si è molto lavorato nel tempo. La loro presenza ci permette trarre dall'ambiente e fornire una serie di indicazioni tratte dall'ambiente, quali il livello di successione in cui si trova quel determinato ambiente, il tipo di decomposizione e lo status dei nutrienti,
l'acidità o la fertilità del suolo e gli effetti che i contaminanti possono avere appunto su quell'ambiente. E come diceva già Barbara, l'indagine con l'uso dei nematodi si può applicare sia a livello di specie che a livello di comunità. Per quanto riguarda la bioindicazione a livello di specie, noi possiamo avere indicazioni dalla presenza-assenza di determinate specie, dalla presenza-assenza di particolari endemismi, e questo è stato, diciamo, la parte iniziale dell'uso della bioindicazione con i nematodi, anche quando ancora non si erano avviati degli studi specifici sull'argomento. Abbiamo anche delle indicazioni che ci vengono dalla presenza nell'ambiente di specie euriece o senoece, e poi abbiamo quelli che possono essere chiamati test di tossicità, di cui appunto ha ampiamente parlato anche Barbara, o di test di tipo molecolari, in cui gli animali più utilizzati sono il Panagrellus redivivus e il Cenorhabditis elegans. Ora, per quanto riguarda la bioindicazione a livello di comunità, che è quello di cui parlerò in specifico stamattina, questo può riguardare le abitudini di vita che ha dato origine, diciamo, a quelli che sono tutti gli indici di maturità, le abitudini alimentari che hanno dato origine allo studio sui gruppi trofici, e ambedue i tipi di stili di vita e alimentari che hanno dato origine ad altri importantissimi indici, tutto ancora utilizzato, sebbene ci sia una tempistica differente che vedremo man mano, per cui appunto mi è piaciuto parlare di storia della bioindicazione. Tutte queste scoperte, diciamo, questi studi che sono stati effettuati sono ancora utilizzati per lavorare con i nematodi come bioindicatori. Hanno ancora un loro senso. Possiamo dire che all'origine, diciamo, di questo interesse nei confronti di una nematologia ambientale abbiamo il lavoro del grande Andrassy, che tutti i nematologi conoscono per l'enorme contributo dato al settore, che per primo calcolò la formula della biomassa dei nematodi, capendo l'importanza appunto che questa poteva avere nello studio dell'ambiente. Questa formula è stata recentemente, nel 2019, rivista da Zhao, che ha integrato la formula di Andrassy con lo studio dei gruppi trofici, e quindi differenziandola per gruppo trofico. Dopodiché abbiamo qui il grande Tom Bongers, che è stato realmente il padre dell'ecologia e dello studio dei nematodi come bioindicatori. Il suo lavoro fu il primo notevolissimo, diciamo, compendio, anche perché nessuna ricerca scientifica nasce da sola, ma nasce sempre da quello che in tanti hanno fatto anche di piccolo, che viene riunito insieme da qualcuno che ha l'occhio più lungo e che quindi crea qualcosa, quel qualcosa in più. E Tom Bongers è stato il protagonista della fine del Novecento, perché lo vedremo, ha partecipato un po' a tutto quello che è stato lo studio sulla bioindicazione dei nematodi. Quello che riporto successivamente, nella prossima slide, è una cosa molto carina che mi mandò Aldo per l'appunto un po' di tempo fa, e che racconta, qui è Tom Bongers che racconta a un collega come ha conosciuto Aldo Zullini. Si incontrarono in un bar una sera
e scoprirono di essere entrambi dei nematologi. E da lì cominciarono appunto a raccontare, a parlare dei nematodi come bioindicatori, e racconta Tom Bongers che appunto era felice perché finalmente aveva potuto parlare con una persona. Premetto che Zullini era arrivato un po' presto in questo bar, che ancora non era molto popolato, e quindi erano rimasti per un pezzo da soli a poter conversare della bioindicazione senza essere presi in giro, diciamo, dagli altri. E tutto questo avvenne nel 75. Da lì incominciò anche un grande rapporto di amicizia e di collaborazione tra Aldo Zullini e Tom Bongers. L'indice di maturità ideato da Bongers si basa proprio sul principio di selezione e di strategia del comportamento dei nematodi, e quindi la selezione di tipo R o di tipo K. Bongers fece un importantissimo lavoro attribuendo ad ogni famiglia di nematode un indice, diciamo, CP, e quindi CP1, CP2, CP3, CP4, CP5 distinguono tutte le famiglie di nematodi. Un fatto molto importante e collaterale al lavoro di Bongers è che lui rese semplice l'utilizzo dell'indice, lo rese semplice nel momento in cui assegnò alle famiglie e non alle specie il valore CP. Questo rese possibile l'approccio a questo indice anche per persone che non sono delle specialisti della materia. L'indice di maturità può essere utilizzato in tutti gli ambienti, quindi in ambiente marino, in acque dolci e nell'ambiente terrestre. Il gruppo CP1 è quello dei cosiddetti colonizzatori assoluti, sono quelli che appunto sono gli animali nematodi più piccoli, che hanno molte uova, che quindi si riproducono molto, che riescono principalmente a vivere negli ambienti che presentano le condizioni peggiori. Sono degli organismi importantissimi perché sono gli ultimi che si ritrovano negli ambienti degradati, ma sono anche quelli che ricolonizzano gli ambienti e che permettono il ripristino delle condizioni ambientali ottimali. Di qui, come si può immaginare, è tutto uno scalare di condizioni per quanto riguarda gli altri CP, fino ad arrivare ai CP5, che sono quelli che sono gli animali più grandi, che hanno un ciclo vitale più lungo, che vivono in ambienti in buone condizioni. Nella slide successiva troviamo l'elenco delle famiglie fatto da Bongers, con accanto appunto il CP, che serve poi a calcolare l'indice di maturità. In una tabella a parte, Bongers fece, vai avanti Pio, grazie, diede l'indice del gruppo CP per i fitoparassiti. I fitoparassiti hanno un comportamento differente rispetto ai nematodi liberi, vengono utilizzati per la valutazione dell'ambiente, ma vengono utilizzati calcolandoli in un indice a parte, che è l'indice PP. Entrambi gli indici vengono calcolati con questa semplice formuletta, che in pratica calcola quante volte è presente un determinato gruppo CP in quell'ambiente. Sostanzialmente il senso è questo. Perché gli indici, i fitoparassiti, vengono calcolati a parte? Abbiamo detto che non hanno lo stesso comportamento rispetto allo stress che presentano gli altri, i nematodi liberi.
infatti aumentano nel degrado ambientale, nell'acidificazione del suolo, nelle pratiche scorrette agricolturali e specialmente quando vengono utilizzati fertilizzanti minerali. In questo caso, per esempio, vai avanti, quando per esempio si utilizzano dei fertilizzanti minerali, ci sarà un danno nei confronti dei nematodi liberi, che quindi lasceranno il posto a nematodi a basso CP, ma ci sarà anche un miglioramento della vegetazione, che è il motivo per cui questi fertilizzanti vengono utilizzati, e che comporterà quindi un aumento dei fitoparassiti ad elevato CP. E Bongers e Cortard nel 95 istituirono il rapporto PPI-MI per valutare proprio la qualità del suolo, in quanto il rapporto in suoli in habitat naturali, il rapporto non deve essere maggiore di 0,9. Questo fu l'inizio, proprio come ho già detto, per una serie di riflessioni che vi illustro anche abbastanza velocemente. La Popovic nel 92 si rese conto che i CP1 avevano una specificità importante, e per valutare l'inquinamento da metalli pesanti, ma anche da altri fattori, istituì l'indice MEI 2.5, in cui escludeva la valutazione dei CP1. Yates suggerì lì la sommatoria dell'MI, che consiste nell'MI più il PPI, per la valutazione di alcuni ambienti, come per esempio gli ambienti naturali, in cui l'insieme poteva dare indicazioni anche maggiori. Però ci si rese conto che spesso l'utilizzo degli indici portava anche a una perdita di informazioni. Per esempio, l'MI decrescente poteva essere dovuto a un aumento di CP1 per aumento di appunto nematodi batterivori fungivori, o diminuzione di oppure poteva essere dovuta a una diminuzione di gruppi CP più elevati. A questo punto altri tre studiosi, fra cui sempre Bongers, incominciano a prendere in considerazione i gruppi CP al di là dello stesso MI, analizzando separatamente l'ambiente, utilizzando semplicemente i gruppi così come si trovano, i gruppi CP1, CP2 e 3,5, e dando di questi una rappresentazione grafica, che è il famoso triangolo CP, che anche questo poi è stato ulteriormente rielaborato, ma non mi soffermo sull'argomento. In realtà la funzione svolta nell'ambiente da CP1, CP2, CP3,5 è ben differente, in quanto appunto abbiamo detto che i CP1 sono proprio dei colonizzatori chiamati opportunisti di arricchimento. Aumentano all'aumentare della sostanza organica, mentre i CP2 sono chiamati opportunisti generalisti, perché sono le specie che resistono in tutte le condizioni ambientali, anche quelle peggiori, sono quelli che scompaiono, diciamo, per ultimi dall'ambiente. Sono specie caratterizzate, rappresentate da specie euriece, che quindi riescono a vivere in tutte le condizioni ambientali, mentre i nematodi a CP da 3 a 5 sono generalmente quelli che vivono in condizioni migliori e che sono anche, e qui si introduce anche un altro argomento, agli apici in genere della catena alimentare, per cui li ritroviamo anche nelle condizioni migliori
con un numero ridotto di individui rispetto a CP1 e CP2. E qui abbiamo già accennato al discorso l'abbiamo più volte accennato al discorso dell'alimentazione. Un'altra pietra miliare è questo lavoro fatto da Yates ed altri del 93, in cui gli autori incominciarono a lavorare proprio sull'alimentazione di questi animali, partendo dalle strutture boccali e dal contenuto intestinale. Vennero quindi individuati 8 gruppi trofici. Andiamo avanti, Pio, per favore. Dai fitoparassiti, che furono a loro volta suddivisi in numerosi sottogruppi, fino, diciamo, agli onnivori. Al momento attuale si è ridotto, per una questione di comodità e di chiarezza maggiore nell'analisi dell'ambiente, si è ridotto lo studio su 5 gruppi: fitoparassiti, fungivori, batterivori, predatori ed onnivori. Questo è un pezzo, diciamo, della tabella che si può trovare in questo lavoro, in cui si vede che appunto a ogni genere corrisponde un gruppo trofico e, come si vede sempre dalla tabella, alcuni generi presentano più gruppi trofici perché i nematodi hanno la possibilità, a secondo delle condizioni ambientali, di variare il loro tipo di alimentazione. Abbiamo visto appunto che i fungivori aumentano in alcune pratiche agricole, lo stesso, diciamo, in parte vale, volevo dire i fitoparassiti, lo stesso in parte vale anche per i fungivori, che aumentano anche all'aumentare dell'acidità del suolo. Poi abbiamo i batterivori che sono testimoni del processo di decomposizione della materia organica nel suolo, e quindi i predatori, gli onnivori, che sono sicuramente i gruppi all'apice della rete alimentare, della rete trofica in genere, e che rappresentano e che sono presenti principalmente negli ambienti a migliori condizioni di salute. Però andando a vedere separatamente i due tipi di approccio, si può incorrere in qualche problema. Infatti, se noi, per esempio, un batterivoro a CP2 viene rimpiazzato da un batterivoro a CP1, noi avremo una variazione dell'MI, ma la frequenza dei gruppi trofici non varia. E così, al contrario, se un batterivoro CP2 è rimpiazzato da un fungivoro CP2, l'MI non cambia, ma variano ovviamente la frequenza dei gruppi trofici. Questo fece capire, prima di tutto, a chi studiava, a chi studiava l'argomento, che non era sufficiente l'utilizzo di queste analisi, diciamo, che possono essere CP e gruppi trofici separatamente, ma che ci sarebbero venute delle informazioni maggiori analizzando e vedendo insieme le due modalità. Per questo Bonkers e Bonkers correlarono gruppi trofici nel 98, correlarono gruppi trofici e gruppi CP in gruppi funzionali o gilde. E quindi la tabella dell'analisi del popolamento... Scusa, altri 2 minuti per... Va bene, vado molto più velocemente, pensavo di essere nei tempi.
Allora, e quindi da questo lavoro di Bongers e Bongers e da tutti gli studi di questo strabiliante decennio che è stato l'ultimo decennio del Novecento, si è riusciti a dare una funzione, diciamo, ad assegnare una funzione ben precisa ai nematodi delle gilde. Per cui questi nematodi vengono suddivisi in nematodi basali, che sono i gruppi ACP2 e specifico batterivori e fungivori, i nematodi arricchenti e i nematodi strutturanti. Vai avanti, Pio. Molto velocemente diciamo che i nematodi basali sono alla base della rete trofica, sono presenti sia in quella che può essere una situazione di arricchimento che in quella che è una situazione di ambiente strutturato. E ci possiamo individuare le condizioni della rete trofica tramite la composizione in gilde, grazie alle traiettorie che questo ci danno, nell'analisi dell'ambiente. Vai avanti. Abbiamo quindi, una rappresentazione grafica, di questa rete trofica, data da questo lavoro di Ferris ed altri, del 2001, in cui praticamente noi abbiamo i nematodi basali, come abbiamo detto, batterivori 2 e fungivori 2, che vanno verso la traiettoria di arricchimento grazie alla presenza, l'aumento della presenza dei batterivori 1 e verso traiettoria di struttura con la presenza di tutti gli altri gruppi e quindi dei nematodi strutturanti. Troviamo quindi quattro quadranti che ci danno delle indicazioni verso cui l'ambiente si dirige. L'ambiente esaminato si dirige. E ad ogni gilda è stato dato uno specifico peso sulla base del quale si effettua un semplice calcolo per dare un numero ai nematodi dei tre tipi e questo ci permette di calcolare, vai avanti Pio. Ci permette di calcolare lo stato del suolo utilizzando altri due indici, che sono l'indice di arricchimento e l'indice di struttura. Infine, sempre questi tre gruppi di nematodi ci permettono di calcolare l'indice del canale, che è un indice molto importante che dà il senso verso cui si dirige il degrado degli elementi in un determinato suolo, in quanto il degrado ad opera di batterivori e di batteri e quindi la presenza dei batterivori ad opera di funghi e quindi la presenza dei fungivori dà delle risposte molto differenziate e dà delle azioni, diciamo, differenziate nella decomposizione della sostanza organica. E tutto questo, aspetta, aspetta un attimo, sì, un attimo solo, tanto ho finito, ve lo giuro. Tutto questo è stato utilizzato per elaborare un programma della serie Brennikoff ed altri, che si trova su internet, che si chiama Ninja e che è liberamente utilizzabile da chiunque ed rappresenta un grande aiuto perché utilizza dall'indice di maturità fino a questi ultimi indici trovati. Le ultime frontiere dello studio dei nematodi come bioindicatori sono rivolti principalmente a quello che è la valutazione dei cambiamenti climatici e in questo slide vi citavo il lavoro che ha anche citato Barbara, in cui questi studiosi hanno posto le basi per l'utilizzo di un programma
nel senso più ampio, per la valutazione dello stato del clima al momento attuale e dei cambiamenti climatici. Scusate se sono stata un po' lunga e grazie. Grazie Mirella per questa bella discussione di quelli che sono i nematodi presenti nel suolo, e abbiamo ripassato e imparato una parte della nostra storia anche, Frank. Certamente, la nostra storia, però arricchita di tante informazioni che magari possiamo sfruttare anche a livello molecolare, perché chiaramente tutte queste informazioni sicuramente ci aiutano a individuare, a catalogare anche meglio un determinato ambiente. Quindi riuscire ad associare queste informazioni della nematofauna con i dati molecolari ci aiutano, e come dicevi tu, non è solo sufficiente lavorare in laboratorio, ma è sufficiente, è importante, è necessario anche osservare, capire quello che noi stiamo guardando, e quindi mettere insieme, integrare tutte queste informazioni. Grazie ancora Mirella, e passiamo all'ultimo relatore, che è la dottoressa Giulia Torrini, che ci parlerà di un ulteriore gruppo di nematodi presenti nel suolo. Un gruppo di nematodi che fino ad oggi magari era stato, la cui presenza era stata sottovalutata, però ha un ruolo importante e ci aiuterà a capire meglio qual è il ruolo dei nematodi proprio nel Green New Deal. Allora, la parola a Giulia Torrini, che presenterà la relazione dal titolo Il ruolo dei nematodi spazzini, il caso Oscheus. Prego Giulia. Grazie Franca, grazie a tutti per essere presenti anche solo virtualmente, e grazie agli organizzatori per avermi dato la possibilità di presentare questo contributo dal titolo Il ruolo dei nematodi spazzini, il caso Oscheus. Il suolo ospita più di un quarto della biodiversità del nostro pianeta, e tra i molti piccoli lavoratori del suolo troviamo anche i nematodi, che sembrano essersi evoluti per occupare tutte le nicchie ecologiche immaginabili. Come ha detto Franca nell'introduzione, spesso la nostra attenzione è concentrata maggiormente sui nematodi fitoparassiti, cioè quelli che fanno danni alle piante, riducendo la produzione delle colture agrarie, ma anche quelle... Scusa Giulia, metti a schermo intero, perché si vede la diapositiva successiva, devi cambiare... Aspetta, allora, aspettate, modalità. Scusate, perché nasco... Eccolo qua. E quella è la visualizzazione del relatore. Ancora di più. Riprendi presentazione. Lì, clic. Ho cliccato, non mi riprende. Allora, proviamo a ripartire. Giulia, almeno io la vedo. Forse lo schermo. Prova a mettere a schermo intero PowerPoint. No, ma forse c'è lo schermo. Qua, perché siamo nella, diciamo, in aula Zocchi qua. Vai a schermo intero e poi condividi. Allora. Un po'. Vedi, perché sei sullo schermo 2. Vai. Eccoci. Aspetta, Così va bene. Perfetto. Non la vedo per niente. Perfetto, così. Perfetto. No, è prima. Perfetto. Adesso non si vede più. Adesso sì. No. Vabbè, dai. Allora, no. Così la vedi tu, Giulia, perché noi la vediamo.
Sì. Andava benissimo. Se no torna come prima. Ora. Ora. No, Tiziano, non va in presentazione. Vabbè, ma va bene, bene così. Così dai. Ci vedere. Va bene, adesso, così va benissimo. Adesso si vede solo la presentazione. Sì, 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 si vede a schermo intero. Così va bene. Perfetto. Quindi dicevamo che la nostra attenzione è spesso maggiormente concentrata sulla parte dei nematodi cattivi, quindi dei fitoparassiti, proprio perché fanno un danno diretto alle nostre colture agrarie e forestali e indiretto poi a tutto l'ecosistema. Ma la popolazione dei nematodi che ha un impatto negativo sui raccolti è una percentuale piccola rispetto ai nematodi invece utili sia per l'agricoltura ma anche per l'ambiente. Tra questi troviamo sicuramente nematodi entomopatogeni, che spesso troviamo indicati come con la sigla EPN o EPNs. E come dice la parola stessa, i nematodi entomopatogeni sono patogeni di insetti e per questa caratteristica sono considerati importanti agenti di controllo biologico principalmente negli agroecosistemi. Ci sono più di un centinaio di specie descritte nei generi Stenernema ed Heterorhabditis che sono storicamente o comunque i generi più studiati da un punto di vista proprio degli entomopatogeni, ma ultimamente alcune specie del genere Oscheius sono state descritte come nuovi, diciamo, nematodi entomopatogeni. I nematodi entomopatogeni vivono normalmente nel terreno, li troviamo naturalmente in vari terreni, dagli agrari, forestali, ma anche i terreni più poveri, più degradati. E sappiamo che l'unico stadio, diciamo, a vita libera nel terreno è il terzo stadio giovanile, chiamato anche Dower Juveniles o Infective Juveniles, perché oltre a essere lo stadio, l'unico stadio libero, è anche l'unico stadio infettivo. È lo stadio, diciamo, che con diverse tecniche, diverse azioni, ricerca l'ospite e una volta trovato l'insetto target, ospite, penetra all'interno di esso, principalmente attraverso le aperture anali, aperture boccali o gli spiracoli, come si vede qua nell'immagine, ma in alcuni casi, come per alcune specie di Heterorhabditis, che posseggono un dentino, una struttura, diciamo, che gli permette di scalfire la cuticola dell'insetto ospite, riescono in alcuni casi a penetrare anche attivamente. E una delle caratteristiche principali dei nematodi entomopatogeni è il fatto di portare a morte l'ospite in un tempo, diciamo, relativamente rapido, generalmente 48-72 ore, ma nella classificazione, anche se non c'è una vera e propria classificazione, vedremo successivamente, si dice in un tempo inferiore a 120 ore. L'altra caratteristica importante dei nematodi entomopatogeni, quindi per far sì che un nematode sia entomopatogeno nella classificazione classica, è l'associazione con dei batteri simbionti. È proprio un'associazione simbiontica. Cioè questi batteri si trovano all'interno del nematode e il nematode li protegge dall'ambiente esterno. Li libera soltanto una volta che si trova all'interno dell'insetto che è stato poi penetrato dal nematode e solo in quell'ambiente lì, quell'ambiente protetto, libera questi batteri
che a loro modo agevolano il nematode, poiché questi batteri si moltiplicano rapidamente producendo delle tossine e degli esoenzimi che portano a morte l'ospite. Quindi non è il nematode in sé per sé che è, diciamo, uccide l'ospite, ma sono, diciamo, l'azione di questi batteri, che poi moltiplicandosi rendono questi tessuti come un substrato nutritivo idoneo allo sviluppo dei nematodi. E inoltre si viene a creare anche uno scudo tossico che isola in un certo senso questi questo cadavere, quindi questa, questo insetto colpito dall'azione di altri organismi, altri microrganismi che invece vorrebbero, diciamo, approfittare di questa situazione. Tra questi organismi troviamo anche i nematodi spazzini, che in inglese vengono chiamati scavenger. In natura uno spazzino è un organismo che consuma principalmente la biomassa in decomposizione, quindi ad esempio gli animali già morti, e anche nel regno animale sono presenti diversi spazzini, possiamo pensare alle iene o agli avvoltoi. Questi spazzini, diciamo, giocano un ruolo importante nella rete alimentare, poiché mantengono intanto l'ecosistema libero da corpi di animali morti, ma inoltre, diciamo, trasformano questa materia, questo materiale, in sostanze nutritive e rimettendo in circolo poi questi nutrienti nell'ecosistema. E inoltre questi spazzini, poiché hanno un'alimentazione, diciamo, più varia, per loro è più facile trovare cibo rispetto a delle altri organismi, altre creature con delle diete invece più limitate. E questo, diciamo, rende il nematodi spazzini o comunque gli organismi spazzini più capaci di adattarsi a nuovi ambienti rispetto ad altri organismi. Tornando ai nostri, diciamo, nematodi, questo essere spazzini, questo scavenging, è un comportamento comune a molti nematodi liberi, nematodi che in inglese vengono chiamati free living bacteriophagous nematodes. Messo questi nomi in inglese perché ad oggi quasi tutta, diciamo, la letteratura o quello che viene, diciamo, viene prodotto è in inglese, quindi spazzino non lo troveremo mai, anch'io l'ho messo sempre tra virgolette, ma si troverà sempre scavenger o scavenging. E questa attività, diciamo, di spazzino può essere obbligatoria, quindi per quegli organismi che possono sopravvivere, riescono a sopravvivere soltanto nutrendosi di materiale morto, ma può essere anche facoltativo, cioè sono quegli organismi che generalmente non si nutrono di magari di un animale morto, un insetto morto, ma nel caso in cui, diciamo, si imbattono in un cadavere, possono comunque decidere di sfruttarlo, quindi di usufruirlo per la moltiplicazione, per la loro riproduzione. E questo può essere anche il caso, ad esempio, dei nematodi entomopatogeni, che, come si vede in questo schema, che, diciamo, racchiude un po' queste interazioni e queste diversità che non sono poi così nette tra nematodi entomopatogeni e nematodi spazzini, fa vedere come i nematodi entomopatogeni hanno sicuramente un'attrazione maggiore nei confronti delle larve vive, questo è stato visto sia in laboratorio che in studi di campo, ma in alcuni casi non disdegnano neanche le larve morte, soprattutto in determinate occasioni, quando si trovano a dover affrontare, tra virgolette, degli insetti che hanno degli atteggiamenti di difesa nei confronti dell'attacco di questi nematodi. Ci sono insetti, come vedremo successivamente, ad esempio la Galleria Mellonella, che viene utilizzata comunemente nei laboratori per fare sperimentazioni, che sono insetti, larve
passive, cioè non reagiscono all'attacco, diciamo, alla penetrazione di questi nematodi. Ma ci sono invece degli insetti, molti insetti, che mettono in campo delle vere e proprie strategie di difesa, quindi o meccanismi fisici, quindi ad esempio con le zampe provano a liberarsi dai nematodi che magari tentano di entrare attraverso la bocca o attraverso gli spiracoli o l'ano. Oppure delle strategie, ad esempio, chimiche, quindi all'interno, una volta che sentono al loro interno degli organismi estranei, provano a produrre delle sostanze che possono essere tossiche per i nematodi, oppure tramite un'azione, diciamo, per espellere di una eccessiva espulsione delle feci per eliminare quelli che sono, diciamo, questi agenti, questi organismi estranei. Nel caso dei nematodi spazzini, al contrario, questi hanno un'attrazione maggiore verso le larve morte, ma non è una condizione così obbligata in determinati casi, perché vedremo successivamente che ci sono alcuni nematodi spazzini che invece hanno anche la possibilità, le capacità di penetrare nelle larve vive, quindi quelle non infette, di riuscire a svilupparsi e a moltiplicarsi anche in queste tipologie di larva. Quindi non c'è una netta distinzione, sono due categorie diverse, ma non sono così, sono abbastanza interconnesse tra di loro, tanto che a volte è molto frequente ritrovare delle larve morte nel terreno dove all'interno troviamo entrambi queste categorie di nematodi, quindi sia nematodi entomopatogeni che nematodi spazzini. Tra i nematodi spazzini troviamo alcune specie di Cenorhabditis, tra cui il Cenorhabditis elegans, già citato nelle precedenti due relazioni, ma anche varie specie di Oscheius. E come abbiamo detto prima, la differenza sostanziale tra gli entomopatogeni e i nematodi spazzini è il fatto che questi nematodi spazzini non sono caratterizzati dalla non presenza di, cioè non hanno un'associazione specifica con un animale, con un fungo, con una pianta. Però è stato visto che alcune specie del genere Oscheius hanno strette associazioni con insetti morti. E è stato visto che anche per quanto riguarda la parte, diciamo, batterica, quindi batteri, ci sono dei batteri associati a nematodi del genere Oscheius. Non sono proprio, diciamo, dei batteri, non si può parlare di una vera e propria simbiosi come nel caso dell'Heterorhabditis o dell'Stenarnema, ma è una associazione che in alcuni casi però può portare, è stato visto che può avere effetti positivi nel controllo biologico, ad esempio in confronti di alcuni insetti nocivi. Per quanto riguarda Oscheius, ad oggi queste sono le specie che sono state descritte, e di queste specie il genere Oscheius si divide in due gruppi, il gruppo Dolichura e il gruppo Insectivora. Si differenziano per delle caratteristiche morfologiche, ma anche su basi, diciamo, molecolari, e sono proprio distinte, e negli ultimi anni alcune di queste specie sono state descritte come entomopatogene, anche se, diciamo, spesso viene messo in dubbio che siano dei veri e propri entomopatogeni. E questo è il caso, ad esempio, dello Oscheius onirici, che è stato isolato nell'ottobre del 2013 da Grotta del Lago, quindi dal terreno di Grotta a San Giuliano Terme, Pisa. È stato isolato attraverso, come si fa normalmente con nematodi entomopatogeni, quindi con la tecnica della galleria bait method, quindi
inserendo nel terreno alcune larve di galleria, che abbiamo detto prima essere un insetto che viene, una larva che viene utilizzata spesso in laboratorio, proprio perché è una di quelle larve che non mettono in atto azioni, diciamo, di difesa nei confronti dei nematodi entomopatogeni. Quindi se sono presenti nel terreno è molto facile che attacchino quella larva, e tramite poi le white trap, dove vengono posizionate, diciamo, le larve morte, raccogliamo quelle che sono la progenie, o comunque i nematodi entomopatogeni se presenti nel terreno. Sono stati isolati dei nematodi con questa tecnica, sono stati conservati in cella e poi sono stati poi descritti morfologicamente e molecolarmente. Sono stati disegnati da, questi sono i magnifici disegni di Alberto Troccoli, e questo nematode è stato descritto per la prima volta come Oscheius onirici. A questo punto ci siamo chiesti se potesse avere quindi un'attitudine ad essere un entomopatogeno, quindi se potesse essere un entomopatogeno, perché estratto, quindi isolato più volte dal terreno proprio attraverso la galleria. Sono state fatte delle prove di entomopatogenicità su galleria e su un altro insetto che è il Tenebrio molitor. È stato visto che il 50% circa delle larve trattate con inoculate, diciamo, con questo nematode veniva portata a morte. Certo, non è un dato così di un'entomopatogenicità così elevata, ma qualcosa comunque, qualche risultato verso quella strada di come entomopatogeno, qualche caratteristica la aveva, anche perché da queste larve morte, da tutte le larve morte, fuoriusciva la progenie, altrettanto capace di reinfettare poi altre larve. Contemporaneamente, lo stesso anno, anche in Svizzera è stato isolato e poi classificato come Oscheius onirici, perché uguale sia da un punto di vista simile, da un punto di vista morfologico, ma soprattutto coincidente da un punto di vista molecolare, ma questo nematode, questo Oscheius onirici svizzero, non esibiva una attività entomopatogenica. Quindi in successivi, diciamo, studi è stato ipotizzato che il nematode di grotta potesse avere una specializzazione in più, cioè fosse in un processo di evoluzione da necromenico, quindi da nematode spazzino, a uno stato di entomopatogenicità, proprio per le condizioni particolari in cui è stato ritrovato. E quindi in alcuni lavori è stato chiesto di cambiare, diciamo, lo status di Oscheius onirici da entomopatogeno a scavengers, quindi a spazzino. Ma recentemente ci sono due lavori. Questo è un lavoro di un gruppo americano che ha isolato un sempre Oscheius onirici in America, in un ambiente agrario, e ha testato Oscheius onirici contro Drosophila suzuki, che sappiamo essere un vittero dannoso ai frutti, danneggia anche i frutti intatti. È stato visto che Oscheius onirici, tra l'altro paragonato, messo a paragone con un Heterorhabditis trovato sempre anch'esso nei terreni
in americani negli stessi terreni di Oscaius onirici, aveva un'azione entomopatogena nei confronti di Drosophila suzuki maggiore di questo Heterorhabditis americano. E quindi nuove ricerche, diciamo, andranno su questa, in questa direzione per vedere se può essere un eventuale agente di controllo biologico di questo insetto. Altro gruppo americano ha testato Scheius onirici nei confronti di tre insetti, in questo caso dannosi ai piccoli frutti, e in particolare questo studio è stato fatto sul mirtillo rosso, e è stato visto che anche in questo caso Scheius onirici aveva dato dei buoni risultati per il controllo biologico di questi insetti. Tra l'altro è stato visto che provando Scheius onirici isolato americano su Galleria Mellonella, i risultati invece erano molto scadenti, quindi dava dei buoni risultati su questi pest, ma sull'insetto di laboratorio i risultati non erano così ottimali. Quindi a questo punto ci chiediamo in questo scenario se questo Oscheius, ma come questo Oscheius vi ha portato per esempio questa specie, perché appunto l'abbiamo isolata e descritta insieme ai colleghi di Bari, al professor Tarasco, ma anche altre specie di Oscheius sono, diciamo, in bilico in questa situazione in cui tendono verso il gruppo degli entomopatogeni, ma in alcuni casi viene consigliato di riclassificarli come spazzini, poiché non hanno le caratteristiche della classificazione attuale degli entomopatogeni, quindi rapida uccisione dell'ospite, presenza di batteri, simbionti, però allo stesso tempo se hanno un'azione efficace contro degli insetti, dei pest, quindi degli insetti dannosi alle colture agrarie, perché non classificarli come entomopatogeni? Questo sarà sicuramente oggetto di discussione al prossimo meeting della SIP, della Society of Vertebrate Pathology, che si terrà purtroppo anche in questo caso online fra circa un mese, dove è stato volutamente messo un simposio, organizzato un simposio proprio sui nematodi entomopatogeni o scavengers, quindi nematodi spazzini, e dove sicuramente ci sarà una discussione e probabilmente una nuova categorizzazione, diciamo, di questi nematodi, e saremo presenti anche io e il professor Tarasco con una presentazione sull'enigmatic status di Oscheius onirici. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Giulia, è veramente una interessante presentazione, e presentata molto chiaramente, che apre un nuovo modo quindi di interpretare, di studiare, di capire queste interazioni tra EPN e nematodi, definiamo anche gli Oscheius a vita libera, che però in alcune situazioni possono comportarsi come spazzini oppure vivere lì nel terreno. Comunque grazie Giulia, ringrazio tutti i relatori chiaramente per le splendide relazioni, e apriamo la discussione. Ci sono due domande, una per Giulia dalla dottoressa Erika Lumini, che i disegni, dice, sono molto belli, si tratta di una pubblicazione accessibile, se è possibile utilizzare questo materiale
le lezioni a studenti o altre presentazioni. Questa è una prima domanda e poi c'è un'altra domanda per te, sempre Giulia. I nematodi operatori ecologici come sono considerati in ambito filogenetico dal dottor Bruno Bagnoli? Allora, i disegni sì, sono d'accordo, sono bellissimi e quindi io li ho utilizzati proprio appositamente per questa, diciamo, presentazione. È un libro da bambini che si chiama Nema and the Xenos. È stato presentato nel 2019 proprio alla SIP, alla Società di Invertebrate Pathology, dalla professoressa Stock, che è una delle, diciamo, guru della nematologia degli entomopatogeni, e lei ha curato soltanto, diciamo, la rappresentazione, non so, ha coordinato il gruppo che l'ha scritto e disegnato. È un libro proprio un libro per bambini, ora in inglese, è un po' difficilotto, però è la storia di un nematode che si chiama Nema, che è il dei suoi batteri Xenos, spiega un po' quello che è il ciclo dei nematodi entomopatogeni sotto forma, diciamo, di storiella. Quindi è il nematode che nel terreno deve subire l'attacco delle ife dei funghi, dei tardigradi o di altre, diciamo, avversità che può trovare, che poi sente, diciamo, l'odore dell'insetto, e quindi viene la sua strada insieme ai suoi amici. Quindi, insomma, è una storia molto bella. Io l'ho comprato tramite internet, perché appunto è un libro pubblicato in una casa editrice americana, ma da quello che ho visto, tra l'altro, in questi giorni, credo sia anche online. Si chiama Nema and the Xenos. Io l'ho preso, come avete visto, insomma, nella presentazione, le immagini, c'è scritto da due punti Nema and the Xenos, e quasi tutte sono prese da quello, perché mi sembrava molto, insomma, molto carino, è rappresentato molto bene ed è fatto molto bene. Giulia, l'altra domanda era: grazie molte. Sono considerati questi tipi, questa specie di i nematodi spazzini nel corso della evoluzione? Allora, questi sono, appartengono tutti ai rabdichidi, almeno in parte questi, sia la parte degli entomopatogeni che la parte, diciamo, principalmente degli oscheius. A livello, ora io non sono una genetista, quindi Franca magari poi mi riprenderà, però sono abbastanza distanti, ma appartenendo tutti nell'albero filogenetici, si vede la distinzione tra Heterorhabditis e ad esempio Oscheius, anche se alcuni di questi erano stati inizialmente descritti come Heterorhabditis e poi sono passati al genere Oscheius. Quindi come diverse, diciamo, categorie, non c'è poi una distinzione in alcuni casi così, così netta. Spesso le varie ridescrizioni, magari specie soprattutto descritte in passato, ancora prima magari di avere la possibilità di poter essere caratterizzati a livello genetico, magari dava un'indicazione diversa e poi sono state, diciamo, ridescritte. Quindi appartengono al genere, rabditida, ma sono, diciamo, filogeneticamente diverse. C'è sempre un'altra domanda, non so se solo per Giulia, però possono rispondere anche Mirella o Barbara, perché c'è questa domanda sempre di Bruno Bagnoli,
Che cosa si conosce sui sistemi di comunicazione inter e interspecifica in seno ai nematodi? Semiochimica e di altro tipo? Allora, per quanto riguarda ad esempio i nematodi entomopatogeni, vanno, diciamo, hanno un olfatto, tra virgolette, molto sviluppato. Ci sono studi in corso, è tutto un campo molto ancora da esplorare e da studiare. C'è un grosso, diciamo, gruppo di ricerca americano, che è il professor Dillman, che si basa moltissimo, sta facendo delle ricerche ora attuali molto mirate su quelle che sono, diciamo, i sistemi di attrazione che i nematodi, ad esempio entomopatogeni, hanno sia nella ricerca dell'ospite dato da l'ospite stesso che emette, ad esempio, in primis il più classico è la CO2, quindi anidride carbonica, loro, diciamo, la percepiscono questa sostanza, ma le ricerche più attuali sono sulla specificità di questi dei nematodi verso un insetto piuttosto che un altro, ed è per questo che è importante conoscere, ad esempio, le diverse attrazioni tra nematodi e insetti, perché determinate specie di nematodi vengono attratte più da sostanze emesse, ad esempio, dai coleotteri, oppure da sostanze emesse da una larva di lepidottero. Quindi specie diverse di nematodi entomopatogeni, anche magari appartenenti allo stesso genere, gli Stenernema, all'interno abbiamo diverse specie, ci sono delle specie che sono più indirizzate verso le sostanze emesse da una larva di lepidottero rispetto da un coleottero, e questo è importante ad esempio poi nell'utilizzo di questi nematodi entomopatogeni in agricoltura, quindi per il controllo di avversità, quindi di insetti diversi. Ma loro sono attratti anche da, ed è, diciamo, il caso di questo libro, di questo Nemexenos, sono attratti ad esempio anche dai segnali che la pianta emette dal momento in cui viene danneggiata, ad esempio, da una larva di un... ora mi viene in mente, perché proprio sembra una larva di Popilia japonica, che mangia, diciamo, le radici, ed è la pianta stessa che emette dei segnali, e che sappiamo benissimo che le piante comunicano tra di loro, ma comunicano anche con tutto quello che è il mondo dei microrganismi, degli organismi del terreno, e quindi sono attratti sia da segnali degli insetti, ma anche della pianta che in un certo senso chiede aiuto. Io, questa è la parte per gli entomopatogeni. C'è un'altra domanda. Posso aggiungere qualche cosina? Mirella Claus. Mirella, la puoi fare direttamente. Aspetta, c'era Barbara che stava parlando. Volevo aggiungere che, come tra le varie cose che ho presentato, ci sono recentemente delle piante geneticamente modificate che sfruttano questi feromoni che ci sono anche tra i nematodi, che sono conosciuti fin dagli anni 70, che oramai sono stati identificati, e sfruttano anche eventuali semiochimici che la pianta produce quando è attaccata, e cercano di silenziarli. E quindi anche in questo caso, qualunque sia poi la posizione eventualmente nei confronti di questa tecnologia, però rimane sicuramente un interessantissimo laboratorio per comprendere proprio questi meccanismi di attrazione e di comunicazione tra le varie specie. Però gli studi sono molto avanti, visto che appunto abbiamo anche la capacità di silenziare e produrre delle piante geneticamente modificate che hanno, sì, perché oramai il gene editing entra come GMP, queste capacità. Mirella? Sì, io volevo discutere una cosa con Giulia, nel senso ritornare al discorso filogenetico dello Scheius, eccetera, che mi sembra un argomento molto importante, secondo me anche da approfondire.
Noi sappiamo che all'origine dei nematodi entomopatogeni, degli EPN, ci sono proprio questi scavengers e ci sono anche i nematodi necromenici, diciamo che l'ipotesi che si fa è questa per i nematodi entomopatogeni. E quindi così facendo un volo pindarico si potrebbe anche ipotizzare che sono che lo Scheius rappresenti un genere di base di questi nematodi. Per questo dico che sarebbe interessante approfondire l'argomento filogenetico e non so se il vostro gruppo lo sta facendo. Tra l'altro anche all'interno degli stessi entomopatogeni c'è un processo evolutivo che non è consolidato ma che è in evoluzione, nel senso che alcuni di questi animali per esempio presentano delle ben delimitate sacche batteriche in cui i batteri stanno all'interno, che presentano delle pareti proprie, mentre per altri, il caso più eclatante poi diventa con l'eterorabiditis, hanno questi nematodi che sono sparsi, ma anche nello stenernema ci sono questi nematodi concentrati alla base della faringe, ma non delimitata da sacche proprie. Quindi è un processo probabilmente ancora in evoluzione, così come ci sono specie che hanno, per esempio quelle del clado 5, il gruppo Glaseri, che hanno un comportamento negli stenernema, che hanno un comportamento intermedio, diciamo che hanno un comportamento anche un po' particolare rispetto agli altri stenernematidi. Per cui questo, più che capire se l'Oncheius sta nella definizione degli entomopatogeni o meno, io credo che sarebbe molto interessante fare questo tipo di studi anche dal punto di vista, principalmente dal punto di vista molecolare. Io non lo so se il vostro gruppo che ha descritto la specie e che se ne è occupata sta lavorando un poco in questo senso. Mi piacerebbe saperlo, perché a me questo è un settore che mi interessa molto. No, hai ragione Mirella, è un argomento veramente molto interessante, c'è tantissimo da studiare, anche perché effettivamente come dicevo non c'è una netta categorizzazione, è tutto in evoluzione. Allora attualmente ci piacerebbe molto, anzi se c'è possibilità anche di collaborazioni, molto volentieri. Noi stiamo l'abbiamo ritrovato anche in altri ambienti, ma l'idea è proprio quella di ripartire anche dallo Scheius originario, quindi quello di grotta, se riusciamo a ritrovarlo, perché poi nel corso, diciamo, della dopo anni e anni, insomma, non abbiamo le difficoltà. Quindi ripartire da quello, ci piacerebbe la parte, diciamo, della parte batterica, quindi andare a caratterizzare quelli che sono i loro batteri, e poi sì, tutta la parte, diciamo, filogenetica, che chiaramente adesso è uno degli studi, diciamo, più attuali, ma anche veramente. Insomma, io aggiungo a quello che ha detto Giulia e le varie osservazioni che sono state fatte sullo Scheius, sui nematodi in generale, che non dobbiamo dimenticare un aspetto fondamentale. I nematodi vivono nel suolo non ci sono solo i nematodi, e tra i diversi abitanti del suolo c'è uno scambio continuo di materiale genetico. Non dimentichiamo che gli enzimi che permettono ai nematodi, siano essi soprattutto, ecco, diciamo questo, fitoparassiti, di attaccare la pianta, di penetrare all'interno della pianta, derivano da uno scambio di materiale genetico dai batteri presenti nel suolo o da funghi, come nel caso del Vursa felencus xylophilus. Quindi questi vengono acquisiti dall'esterno. Le interazioni tra gli stessi nematodi ci sono, non riusciamo a rilevarle al momento attuale. Forse alcuni le hanno anche messe in evidenza, perché non dimentichiamo che alcuni geni, alcune proteine sono identiche, sono conservatissime. Quindi
dipende chiaramente dalla funzione, funzione conservata, le interazioni nel suolo sono molteplici e chiaramente tutte poi sono volte a favorire, a permettere ai nematodi di sopravvivere. Un'altra interazione importante è che i nematodi, non dimentichiamo, è stato studiato principalmente nel nematodi a vita libera, Cenorhabditis, che emettono i nematodi, questi nematodi quando si trovano in sovraffollamento, in mancanza di cibo, emettono dei feromoni che permettono, delle sostanze liberano, che permettono, bloccano il loro stadio vitale, cioè si bloccano allo stadio di Dauer, quindi non vanno avanti, rimangono lì fino a che le condizioni ambientali diventano, si ristabiliscono. Quindi un adattamento all'ambiente. E anche per i nematodi fitoparassiti, credo per tutti i nematodi a vita libera, e anche per i nematodi fitoparassiti ci sono gli stadi di quiescenza. Quindi gli scambi ci sono, le informazioni, ecco perché è così importante lo studio del suolo da tutti i punti di vista. La domanda che io faccio invece a Giulia, ed è uno spunto di riflessione, è come mai lo Scheius onirici americano riesce ad uccidere, attacca entomopatogeno su alcune specie di insetti, mentre quello, diciamo, della cava rappresenta l'anello mancante tra i nematodi a vita libera, necromenico e l'EPN. Sì, c'è una spiegazione a questo differente comportamento della stessa specie, perché sicuramente, per dire che stessa specie, a livello genetico ci sono i marcatori che sono conservati. Hai un'idea da che cosa può dipendere questa diversità di comportamento? Allora, sono lavori e gruppi di ricerca separati, quindi per adesso non c'è mai stato una, diciamo, un confronto diretto. C'è stato un minimo confronto con la dottoressa Campos Herrera, che è quella che lavorava in contemporanea sullo Scheius onirici ritrovato, diciamo, ritrovato in Svizzera. La chiave di lettura, secondo me, la chiave di tutto sta effettivamente sulla la concentrazione, la tipologia di, diciamo, le specie di batteri che si ritrovano all'interno. Purtroppo nessuno dei quattro gruppi che ha lavorato sullo Scheius onirici al momento ha caratterizzato i batteri. Se lo ritroviamo, è una delle nostre priorità andare a caratterizzare. Quello che mi viene in mente, che un attimo è la mia idea, è che e la soluzione, diciamo, me l'ha data l'ultimo lavoro presentato, che è quello sui tre insetti diversi ritrovati sui piccoli frutti, che hanno proprio messo come, diciamo, controllo anche la Galleria Mellonella, che è un po' quell'insetto target che noi abbiamo utilizzato e che ha utilizzato anche la dottoressa Campos Herrera in Svizzera. Cosa è successo? Lo Scheius della grotta, probabilmente, come è stato ipotizzato, può avere degli adattamenti maggiori, diversi da un nematode trovato in ambiente agrario, e magari è riuscito in qualche modo a uccidere. E a 50% non è tantissimo, ma ci sono degli stenernema, anche stenernema carpocaps, degli stenernema felsie, che in alcuni test non uccidono oltre il 40 e il 50%, quindi non è una percentuale così bassa. Quindi lui di grotta, magari con questi meccanismi dovuti all'ambiente, dovuti alla sua evoluzione, è riuscito in qualche modo su questo insetto target a portare a morte il 50%. Lo Scheius americano hanno dimostrato gli americani che ha un effetto su altri insetti. La Galleria Mellonella è considerata un insetto target, ma effettivamente non è l'unico insetto, perché abbiamo detto che quello è un lepidottero, una larva di lepidottero, ma ci sono dei nematodi che possono uccidere maggiormente
altre tipologie di insetti, quindi hanno dimostrato che la Galleria Mellonella, su Galleria Mellonella non ha un grosso effetto, cosa che invece era l'unico insetto utilizzato da la dottoressa Camposerrera. Quindi lei solo su Galleria ha visto che non aveva un effetto entomopatogeno e quindi ha dichiarato che non era un entomopatogeno. Anche perché il suo lavoro mirava a utilizzare, a fare delle differenziazioni tra gli entomopatogeni e le ematodi liberi. Le entomopatogeni utilizzava Heterorhabditis e Stenernema, e per le ematodi liberi lo Scheius tipule e lo Scheius onirici. Quindi non so, fino a che secondo me è tutto un mondo, come dici, ancora da studiare, ed è interessantissimo andare a vedere proprio sia a livello genetico ma anche a livello, diciamo, di batteri, qual è la loro, diciamo, specializzazione, qual è il loro diciamo la loro azione. Allora, grazie ai tre relatori, tre interessanti relazioni che ci hanno portato a guardare in maniera, diciamo, specifica, pignola, quello che accade alla nematofauna del suolo. Ringrazio tutti per aver partecipato a questa mattinata, che ritengo è stata molto interessante, e vi saluto e alla prossima riunione. Franca, posso dire una cosa, Franca? Certo. Non per interromperti, ti chiedo scusa, ma per salutare Zullini, che vedo collegato, se lo vuoi salutare tu, forse sicuramente... No, saluta tu e poi... Un saluto farà piacere anche a lui, perché penso che le persone che mantengono sempre e sempre più l'entusiasmo che ha lui e l'interesse che ha lui per questa materia rappresentino un esempio che per i giovani che hanno partecipato e per quelli che hanno seguito costituisca sempre un punto di riferimento. Quindi io volevo fargli un saluto che penso anche tu condividi. Certamente. Grazie Roversi, mi è piaciuto molto, sono stato contento di aver sentito questa mattina tutte queste cose e di avervi rivisto. Grazie professore, anche a noi fa molto molto piacere, e la disturberemo ancora. Franca, chiedo scusa, vorrei salutare anche io Aldo Zullini. Certamente. Ciao Aldo, Franco, un abbraccio.